Salve a tutti, oggi ho trovato un po' di tempo per rispondere ancora a qualche domanda, a qualche dubbio che mi hanno fatto gli amici di YouTube riguardo alla saldatura elettrica, in particolare ai tipi di elettrodi o ai tipi di saldatura. Quindi ne approfitterò per descrivere ancora un pochettino i vari elettrodi e anche facendo un passo ulteriore, diciamo avvicinandoci alla saldatura, quella più professionale, quella più pesante, anche fatta con elettrodi più grandi come elettrodi da 3,25 o 4 mm che vengono usati, diciamo, per la grande carpenteria, quella pesante, oppure nella cantieristica navale, e gli elettrodi possono arrivare fino a 6 mm di diametro con tante loro caratteristiche. E quindi, facendo uno specchietto un po', diciamo, così come posso fare io, della tipologia degli elettrodi, possiamo dire intanto che ci sono delle tabelle, naturalmente, dove si possono vedere le varie tipologie, i vari usi, le destinazioni e anche i costi, naturalmente. Quindi diciamo che gli elettrodi fondamentali, quelli che si usano nelle officine, nei fabbri, nei laboratori, i più usati, lo sappiamo, sono quelli rutilici, sono quelli più economici e si salda un po' di tutto, e in genere il diametro da 2,5 è quello più usato. Poi, come già fatto vedere, che praticamente sono questi qui, il 2,5 rutilico, poi c'è il più piccolino, è 1,6 per le varie saldature, e poi c'è il 3,2 che è questo qui, questo è un elettrodo già più grande che si avvicina già a una carpenteria più pesante. Poi c'è il 4 che naturalmente è ancora più pesante. Ecco, oltre ai diametri e quindi all'elettrodo rutilico, ci sono altri tipi di elettrodi, e per esempio c'è quello basico come elettrodo è un elettrodo già più performante ma più difficile da usare e anche più costoso, e solo che lui poi, e per essere usato, ha bisogno di saldatrici in corrente continua, non può essere usato con le tradizionali saldatrici in corrente alternata, quelle più comuni, ma in corrente continua. Quindi vediamo che le caratteristiche sono molto diverse, perché se non si ha una saldatrice in corrente continua, lui non potrà saldare, mentre i rutilici possono essere saldati sia in continua che in alternata. Quindi quel tipo di elettrode lì va a usato con saldatrici in corrente continua. Poi ci sono gli elettrodi a base di cellulosa, anche questi hanno altre caratteristiche. Quelli basici sono, per esempio, elettrodi molto duri e tengono saldature molto forti, però appunto il loro uso è anche complicato, bisogna essere esperti per saldare con quelli lì. E poi questi a base di celluloide, che anche questi, di cellulosa, che anche questi vengono o devono essere usati in corrente continua. Poi ci sono gli elettrodi misti a copertura mista, cioè un po' rutilico e un po' a base di cellulosa, che anche questo può essere usato con tutte e due le correnti, sia alternata che in continua. Va detto ancora che l'elettrodo a base di cellulosa
non ha scorie, quindi non fa la scoria che fanno tutti gli altri elettrodi. Ognuno ha le sue proprietà, come si può vedere nelle tabelle riportate di seguito, quindi gli spessori che possono saldare, gli amperaggi indicati, seppur approssimativi, e la tipologia della saldatura. Poi, già come descritto, accennato perlomeno in precedenza, negli altri video, ci sono gli altri tipi di saldatura, che come già detto, le saldatrici, quelle più recenti che conosciamo, come quella a filo continuo o la saldatrice inverter, non è che hanno sostituito la saldatrice elettrica, sono saldatrici che sono state costruite, pensate, perché la componentistica elettronica permetteva di fare quelle saldatrici lì con caratteristiche diverse, cosa che fino a poco più di 10 anni fa non era possibile ottenere. Ci sono differenze anche in queste, naturalmente. Per esempio, la saldatura, questa elettrica, rimane la saldatura per eccellenza, dove servono grandi tenute. La saldatrice elettrica è quella che più di altri riesce a legare i pezzi in modo forte. Tanto è vero che la prima saldatrice che uscì per saldare pezzi più sottili che non si potevano saldare con elettrodo, come abbiamo visto negli altri video, a meno che non ci si riampicava sugli specchi, perché l'elettrodo tende a forare la saldatura, ecco la TIG, che significa tungsteno inerter gas, cioè elettrodo di tungsteno fatto con una bacchetta appunto di tungsteno che non si fonde, e lei scocca solo l'arco per poi mettere materiale di riporto e nello stesso tempo la torcia soffia gas inerte, creando un ambiente inerte in assenza di ossigeno. Questo fa in modo che non avviene l'ossidazione in punto di fusione. E questa TIG nasce proprio per saldare lamiere sottili e in particolar modo l'acciaio inox. A tutt'oggi tutti i contenitori fatti in acciaio inox vengono saldati con la saldatrice TIG, quindi le tubature, recipienti e via dicendo. La più recente invece è la saldatrice a filo continuo, quindi può saldare vari metalli e si differenzia perché sono di due tipi, quella chiamata MIG e MAG, che IG sta per inerter gas, ovvero come la TIG usa un gas inerte, quindi di solito l'argon, sempre per evitare l'ossidazione, e la MAG, che AG sta per additional gas, cioè gas che viene addizionato per facilitare la fusione della saldatura. Queste sono le due tipologie della saldatrice a filo continuo. Poi c'è l'inverter. L'inverter ha sostituito il trasformatore, la saldatrice elettrica, questa qui, tradizionale, naturalmente con grandi vantaggi perché è più leggera, naturalmente, e anche più costosa, evidentemente. Quindi dalle nostre tabelle possiamo vedere che ci sono molte differenze anche da saldatrice a saldatrice sulle indicazioni della tipologia di saldature e dei suggerimenti che vengono dati a secondo dei metalli, a secondo la corrente, a secondo la tensione che viene usata. Quindi consultando le tabelle noi ci accorgiamo che per esempio una saldatrice inverter usa molta corrente, quindi in ampere, molte ampere, e con tensioni più basse rispetto a una saldatrice elettrica. Quindi lei per saldare anche lamiere sottili da 2 mm usa correnti sopra i 100 A, mentre una saldatrice elettrica come questa con 100 A si possono saldare spessori da 1 cm e oltre. Quindi vediamo le differenze che ci sono fra queste tipologie di saldature. E a secondo
di quello che noi dobbiamo andare a saldare, nello specifico dovremmo usare la saldatrice più adatta, quindi non la più vecchia o la più nuova, ma la più adatta. Oggi in particolare cercherò di far vedere quindi una saldatura un po' più avanzata come queste fatte con elettrodi da 3,25 che si avvicina più alla carpenteria pesante. Vediamo. Ora vediamo una prima prova fatta su due semplici pezzetti. Uno è 10 mm, l'altro è circa 7 mm, quindi ha differente spessore. Sì, 7 mm. E differente spessore, posizionandoli in questo modo qui. Sto inventando naturalmente, è solo per fare l'esempio. Proveremo con l'elettrodo da 3,25 per vedere come salda. La saldatrice è impostata a 110 ampere, ma come già detto altre volte, la cosa migliore da fare è quella di far schioccare l'elettrodo fino a trovare la quantità di corrente che ci consente di far fondere l'elettrodo senza che si attacchi troppo. Quindi ci regoleremo così, perché se è troppo forte la corrente l'elettrodo brucia, diventa rosso, se invece è poca si attaccherà e spesso e non si riesce più a staccare. Quindi una parentesi, in molti mi hanno chiesto del pezzetto che uso per levare la scoria. Questo, io uso questo perché è uno spezzone di una vecchia lima da ferro fatto in questo modo qui, che consente facilmente, più facilmente, di levare la scoria negli angoli piuttosto che usare una martellina come questa qui, che punta ne ha poca e poi è scomoda da usare nei punti dove ci sono strutture, telaie, eccetera. Ecco, solo questo qui. Quindi vediamo un po', adesso ripeterò come l'altra volta con la telecamera, che non vedrete il momento che saldo per ovvie ragioni di luce, però finito l'arco poi la saldatura si vedrà. Quello che faccio vedere ancora prima è che in questo caso, siccome gli elettrodi sono molto lunghi, questi sono elettrodi da 300, allora vengono piegati, io li piego in questo modo qui, in modo di posizionarli meglio e rendere più agevole la manualità, cosa che costringerebbe invece a stare così se l'elettrodo sarebbe tutto lungo, invece arcato così viene meglio. Aggiusto lo zoom e iniziamo. Vediamo qui. Cercherò di farla vedere nel miglior modo. Ecco. Ora inizieremo a dare da questa parte e poi dall'altra. In questo caso l'elettrodo è tenuto dritto all'angolo
e portato piano piano dietro, senza farlo rodeare. Dopo vedremo dall'altra parte invece l'elettrodo rodeato. Con questo tipo di saldatura qui, non rodeato, possiamo ripassare nuovamente la saldatura sopra e questa volta rodeando. Quindi faremo due passaggi e una saldatura più ampia. Anche una spazzolata. Ecco, non so, vediamo un po' lo zoom. Ecco, questa è una saldatura fatta in due passaggi. Non so se si vede con questa luce qui, che è un po' più ampia. Ora la faremo in un solo passaggio, da quest'altra parte. Questa è fatta in un solo passaggio. Ora faremo una saldatura di testa. Ho preparato un tondino da 20-25. Adesso, grosso modo, sì, un tondino, questo è da 20, e lo salderemo di testa in questo modo qui, tutto intorno. A questo punto la barra è di 1 centimetro, quindi aumenterò anche un po' la saldatrice. Vediamo.
nel momento che vediamo che in alcuni punti non ha preso bene, possiamo naturalmente ripassarla. Ecco qui, vediamo una saldatura fatta a testa, di testa su un pezzo tondo contro un pezzo 4. Poi naturalmente vediamo che qui, dove ha fatto scoria al cratere, possiamo continuare a ripassare fino a ottenere una saldatura ottimizzata. Il fatto dei crateri che possa fare la saldatrice spesso sono dovuti alla sporcizia o alla mancanza di adesione del pezzo, quindi saldando in questo modo con i pezzi sporchi è facile che vengano questi crateri qui, ma possiamo sempre naturalmente eliminarli. Prendiamo un altro elettrodo e la rifiniamo ancora. Ora vediamo che anche il cratere lo abbiamo chiuso. Ora proviamo a fare una saldatura in verticale. Quelle saldature molto più difficili, perché i pezzi tendono, cioè l'elettrodo tende a sgocciare nel momento della fusione. Allargo un po'. Quindi ora proveremo la saldatura in verticale in questo modo qui. La saldatura in verticale non può essere fatta di continua. Questo andrebbe bene, un elettrodo basico per fare questo tipo di saldature qui. Ma appunto noi adesso siamo con elettrodi rutilici, quindi dobbiamo farla a punti un po' alla volta, in modo da non dare la possibilità che la goccia diventa grande e scoli, se ne va di giù. E quindi faremo piccoli pezzi e poi ripasseremo. Vedete come la goccia tende a scivolare giù? E dato una prima passata,
adesso possiamo anche chiudere la morsa. Quindi vediamo che ora è saldata a punti. Ora con la seconda passata andiamo a chiudere i vuoti che si sono formati. E dovremo continuare a chiudere fino a che avremo raggiunto il massimo raggiungibile di questo tipo di saldatura. E ancora. Vediamo che mano a mano che sotto ci abbiamo il materiale possiamo allungare un po' più. Potremmo continuare ancora per molto, ma come vediamo con rutilico in verticale per forza di cose si dovrà procedere sempre per punti e poi eventualmente andare a riempire piano piano quello che ci occorre. Naturalmente i punti tengono
uguale come se ci fosse un cordino, e a secondo poi se lo dobbiamo fare più grande o più piccolo faremo una passata, due o tre e via dicendo. Ora proveremo un elettrodo da 4 mm. Questo qui, aumentando ancora la saldatrice, proveremo a saldare un pezzo da 10 mm su questo qui che avevamo appena saldato. Togliamo il 3-2, montiamo il 4. Vediamo che il 4 già sta ai limiti dei 3 kW assorbiti, quindi difficilmente si riesce a saldare il 4 con un'utenza domestica di 3 kW. Naturalmente il cordone è più grande e anche questo lo possiamo ripassare a secondo la bisogna. E vediamo che è anche al limite delle possibilità della saldatrice. Naturalmente il cordone sarà un po' più grande del 3-2. Ritornando all'elettrodo da 3,25 possiamo ancora vedere un'ultima saldatura fatta su con la miela da 4 mm su un pezzo da 1 cm. Quindi adesso vediamo un po' questo tipo di saldatura qui, magari messa così.
questa è fatta in sovrapposizione. Per concludere, prendendo una piastrina, adesso vedremo vari cordoncini da soli a secondo il tipo di elettrodo, quindi il diametro dell'elettrodo e la differenza. Posso usare ancora questo. Vediamo qui, proviamo a fare qui i vari cordoncini. Quindi riniziamo col 3,25 che è già caricato. Poi proviamo a fare il 4. Ora faremo il 2,5. Manterrò la saldatrice un po' più alta, che ora adesso i pezzi non devono essere giuntati, ma solo per far vedere il cordone. E passeremo all'1,6 e probabilmente la saldatrice sarà troppo alta, quindi lui si arrosserà, ma cercherò di fare solo un pezzettino breve come esempio. Quindi ora possiamo vedere come con la stessa corrente i cordoni si somigliano molto. Vediamo un po'
eccoli qui. Quindi partendo dal 4, vediamo che il 3,25, il 2,5 e l'1,6 sono simili come grandezza. Ma per esempio l'1,6, vedete che con quella corrente molto forte, come ha più proprietà di foratura del pezzo. Quindi se noi non regoliamo la corrente su quello da 1,6 abbassandola, andremo a saldare delle lamiere leggere, sicuramente si bucheranno. Naturalmente il 4 sarà più spesso come spessore, e mano a mano che scendiamo loro saranno più appiattiti. Ecco qua. Spero che ora ci siano qualche informazione di più, e rimangano sempre comunque le tabelle dove ognuno, a secondo del lavoro che dovrà fare, sceglierà sia gli elettrodi sia il tipo di saldatura da fare. Arrivederci e grazie.